Come aumentare gli FPS su Horizon Forbidden West? Ovviamente, se supporti così il gioco ma stai laggando, è possibile aumentare gli FPS grazie alla tecnologia Intel. Mi sono informato su questa tecnologia, ovviamente a livello base di XASS, che è progettato per prendere un gioco renderizzato a 1080. Per farti un esempio, questo qua, la differenza, come puoi vedere, qua è un po' più sfocato e qua invece è un po' renderizzato in 4K. Quindi in questo caso noi possiamo giocare a risoluzioni più basse e fare sempre più FPS. Quindi in questo caso, quando vai ad avviare il gioco, ti esce così un launcher per modificare così le impostazioni. Quindi in questo caso adesso ti faccio vedere, usciamo un attimo dal gioco. Avvio un attimo il gioco ed eccolo qua, questo è il launcher. Impostazioni, come metodo di upscaling ho messo l'XASS, questa qua è la tecnologia Intel. Qualità upscaling ho messo prestazioni, basta mettere su dynamic resolution scaling, metti su no, se no non puoi modificare questa. Sincronizzazione verticale metti no, latenza ridotta, Nvidia Reflex attivo più boost. Un altro fatto, fai accetta e assicurati che si sono salvate tutte le impostazioni. Una volta fatto, entriamo così nel gioco. Ovviamente eccolo qua, come puoi vedere facciamo gli oltre gli 80 fps, quindi se stavi facendo 17-20 fps e arrivi a 70-80 in un attimo grazie a queste impostazioni, quindi smetti poi di laggare su Horizon. E ovviamente possiamo anche testare così la qualità. Se andiamo un attimo su impostazioni, vado su schermo, risoluzione grafica, proviamo a mettere la risoluzione 1280x720, faccio applica e vediamo come esce fuori. Ovviamente gli FPS arrivano sui 107-108, però la qualità è stata renderizzata di meno, come puoi vedere la differenza tra il 720 e il Full HD, ed eccolo qua, guardate un po' come è renderizzato, molto bene. Ovviamente arriviamo sugli 88-87 fps che puoi vedere in alto a destra. Quindi in questo caso le impostazioni che devi mettere così la qualità base, ok, non minima né media né massima né super, devi mettere la qualità base, tutto su no, e aumenti così la nitidezza, puoi ridurre così la nitidezza oppure aumentarla e basta. Togli così la sfocatura radiale, la vignettatura, aberrazione cromatica, la sfocatura, profondità di campo metti no, e hai fatto. Quindi in questo caso queste erano le impostazioni adatte per fare più FPS. La qualità è rimasta, vabbè, un po' così, però si vede anche abbastanza bene ed è perfetta per quelli che ci vogliono giocare, che gli piace così Horizon però laggano. Quindi se in questo caso il video vi è stato utilissimo, iscriviti, lascia like, per altri problemi commenta sotto al video. Noi ragazzi ci vediamo ad un prossimo tutorial. Ciao.